Buongiorno, questa è una puntata speciale di Klaus Conticcio su YouTube. Abbiamo un ospite che abbiamo inseguito per mesi, il dottor Antonio Vero. Buongiorno, dottore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Consigliere d'amministrazione della RAI, però chi ci ascolta, chi ci guarda da Milano, dalla Lombardia, dal nord Italia, l'ha conosciuto per la sua attività politica, la sua attività di imprenditore. E quindi è un uomo, insomma, da un pedigree professionale politico molto ricco, catapultato qui dentro in un mondo un po' a sé, della comunicazione molto autoreferenziale, però passa per essere un po' anche, mi permette il gossip, un po' l'uomo forte anche se vogliamo di Viale Mazzini, quello che ha il filo diretto con Palazzo Chigi, tutte le cose che leggiamo sui giornali, di gossip, eccetera. Quanto c'è di vero? Ma io non so se sono l'uomo forte, presumo e mi piacerebbe tanto essere considerato un uomo coerente. E anche nella mia, in questa breve biografia che lei prima correttamente ha citato, rispecchia un po' quello che vado dicendo in consiglio di amministrazione, ad esempio sul fatto che dopo un certo numero di anni le funzioni vanno cambiate. La mia vita, il mio curriculum rispecchia questo, cioè trovare in nuove funzioni del lavoro degli stimoli diversi, perché io credo che soltanto questo riesca a imporre a ciascuno di noi, all'equilibrio di ciascuno di noi, di dare il meglio professionalmente. E quindi concludo dicendo, spero e mi piacerebbe tanto essere ricordato come l'uomo coerente. Certo, sono stato eletto dalla politica, sono come tutti gli altri. E ho un rapporto personale ultraquarantennale con Silvio Col Berlusconi. presidente, sì, infatti questo ovviamente si sa e si sa che il vostro rapporto è professionale, istituzionale, ma va anche oltre, almeno quello che esce sui giornali. Lei dice siamo stati nominati dalla politica, adesso mi ha dato lo spunto, c'è stato l'intervento di Bersani qualche giorno fa in cui per l'ennesima volta, forse io per la mia 2 milionesima volta leggo un leader politico che dice fuori dalla RAI dai partiti. E soprattutto devo dire quelli di centro-sinistra lo dicono ogni volta. Lo dicono tutti quando sono all'opposizione. Quando sono all'opposizione tutti i partiti dicono giù le mani dalla politica Posso dei fare partiti. una domanda controcorrente? Cioè, e poi così è vero, la RAI non naviga in buone acque, non ha navigato in buone acque perché c'è una crisi che ci sta colpendo tutti, non solo la RAI. Però non è che poi la politica sia stata un così pessimo editore, perché bene o male questa azienda ha prodotto delle cose buone. Cioè, se guardiamo i giornali, voglio dire, c'è anche di peggio della RAI, Ma è no? la brutta politica, secondo me, che fa. Cioè, la politica è insostituibile, i partiti sono, lo dice la Costituzione, non solo perché lo dice la Costituzione, è un elemento fondamentale di congiunzione tra la società e la politica, appunto. Il problema è che bisognerebbe cercare di volare alto, bisognerebbe, come certe volte, francamente, anzi più delle volte facciamo, credo, noi nei confronti della politica, cercare di rimarcare la propria autonomia con decisioni che tengono conto sostanzialmente e l'interesse del servizio, più che del servizio pubblico, del servizio al pubblico e l'autonomia della gestione. In questo dobbiamo e dovremmo uscire da tutta una serie di equivoci se rispondiamo al mercato, se siamo un ente pubblico. E su questo credo che anche lì la politica dovrà fare prima o poi chiarezza. Cioè lei dice riflettiamo sulla privatizzazione, questo mi sta dicendo tra le righe, potenziale, No, io credo che o è contrario? io sono personalmente, sembrerà strano, ma sono contrario alla privatizzazione. Perché a mio modo di vedere bisognerebbe un po' uscire dai luoghi comuni che ciclicamente, come quasi fosse un fatto di moda, enfatizzano positivamente tutto quello che è privato e enfatizzano in modo assoluto tutto quello che è pubblico, tutto quello che è appunto pubblico e privato. Credo che bisognerebbe distinguere e capire e fare le valutazioni caso per caso. Io credo che la RAI è giusto che rimanga pubblica, sono contrario a qualunque privatizzazione e credo soltanto che debba avere un rapporto più paritario nei confronti della politica,
e la politica dovrebbe occuparsi della RAI soltanto a livello dei massimi sistemi. Tanto per essere chiaro, non mi piace, per esempio, qualunque cosa, qualunque decisione che la RAI assuma, leggere la stilza di dichiarazioni di agenzie e dei politici che si schierano a favore o contro. Parlerò con l'inevitabile, è brutto ma inevitabile. Questo passaggio è importante anche perché da un uomo di mercato come lei non ce lo si aspetterebbe, cioè la RAI è un bene pubblico e tale deve rimanere. Tornando alla proposta Bersani, cosa c'è che l'ha più infastidita in questa proposta, parlando fuori dai denti, e invece se c'è qualcosa che su cui dice magari non è sbagliata in qualcosa? Guardi, no, mi ha infastidito tutto, ma in modo non condivido nulla di quello che c'è in questa proposta. La cosa fondamentale che giustifica il mio fastidio è il fatto che la mia impressione è che è una proposta che riguarda una sorta di rapporti interni alla sinistra, e quindi come se fosse una partita interna che vuole invece essere spacciata come una risposta a interessi generali. Così non è. Certo. Senta, Bertolino, non se ne sono accorti un po', qui l'avevo segnalato anche al suo staff, in un'intervista a Vanity Fair ha detto: una volta che il Partito Comunista ci tutelava, noi stabilivamo una linea, non c'erano gli agenti, dice, tipo di Lucio Presta, e la linea era stabilita col partito, testuali, partito testuali. Adesso ognuno fa per conto suo o ha la gente, quindi è una missione che il PC o la sinistra ha controllato l'azienda per tanti anni. Cosa legge da questa? Beh, sicuramente è così e siamo in una fase positiva se siamo in un momento storico in cui questo non avviene o non avviene più in un momento, in un modo così militaresco, no? Devo dire che è abbastanza inevitabile, superate le ideologie e i pregiudizi di una volta, che la politica si cerchi di elevarsi sempre di più e si manifesti non più, o meglio, non solo come occupazione di potere, ma come strumento per cercare di risolvere i problemi della gente. Senta, a proposito di... scusi se metto il dito nella piaga, però... visto che lei non c'era, possiamo anche essere pungenti, cioè non ha responsabilità di manager. Sicuramente il rapporto d'amicizia tra Serena Dandini e Walter Veltroni non è un segreto di Stato, cioè la sinistra dice fuori la RAI dai partiti, ma allora Bertolino che dice noi eravamo da un tempo protetti dal partito, la Dandini che chiude il suo teatro e ottiene le 5 serate, Gorla che dice... che pubblica i conti della trasmissione sul Corriere della Sera, che sono, insomma, non sono stati smentiti. Cioè, alla fine non siete solo voi che occupate, no? Cioè, gliel'ho messa su un piatto da Ma, francamente... cioè, se non fosse, la domanda è, se non fosse stato chiuso il teatro, cioè c'è una relazione tra le due cose o sono maligno? Guardi, io non amo fare il processo di intenzione. Ok. Devo dire che il suo sospetto e il suo dubbio ha qualche fondamento.